Siamo in compagnia di Elisabetta Rango, che è presidente dell'associazione La Bussola. Questa sera, presso la splendida cornice di Palazzo Via Fora a Cassano Ionio, è stata presentata la lista che il prossimo 6 e 7 di maggio, alle elezioni amministrative che vedranno coinvolto il comune di Cassano, appoggeranno il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Mimmo Lione. Parliamo un attimino di questa associazione. È un'associazione nata circa 2 anni fa, ci siamo interessati di varie problematiche del territorio come la viabilità, le frane, il mercato. Visto che non abbiamo trovato molti riscontri positivi nelle problematiche che ci siamo interessati, abbiamo deciso di partecipare a questa competizione elettorale per vedere se partecipando attivamente alla politica riusciamo ad avere più positività nelle problematiche che intendiamo affrontare. Un gruppo composto prevalentemente da giovani. Mi ha colpito nel suo intervento durante la presentazione della lista la frase che sono giovani che non hanno voluto fare la valigia per partire. Sì, siamo tutti giovani che chi è tornato come me da un'esperienza lavorativa esterna, tipo in Toscana, o Andrea anche che è stato in Toscana anche, e siamo ritornati per vivere nel nostro paese, per lavorarci e per farci crescere i nostri figli, sperando che migliori da un punto di vista di vivibilità, diciamo così, e di opportunità lavorative. Un progetto, quello del candidato sindaco del centrodestra Mimmo Lione, che avete sposato. Quali sono stati i punti cardini del suo programma che avete apprezzato maggiormente e che vi hanno spinto ad appoggiarlo in questa battaglia politica? Abbiamo sposato vari punti, alcuni li ha sposati lui, i nostri, però di solito noi abbiamo cercato di mettere al centro di tutto il programma la persona che vive sul territorio, valorizzarla, l'attenzione alle problematiche delle persone, valorizzare le risorse naturali del territorio, sia da un punto di vista proprio di risorse tipo l'agricoltura, la filiera dell'agricoltura, il turismo con le varie strutture turistiche e culturali che ci sono, tipo Palazzo Via Fora, che è una struttura sì ricettiva ma anche un museo aperto da poco, le grotte di Sant'Angelo, e tutto questo può creare anche una filiera nel turismo con vari percorsi enogastronomici o paesaggistici. Quindi più che altro la valorizzazione del territorio e dei soggetti che vivono in questo territorio. Come vi state avvicinando a questi soggetti, all'elettorato cassanese, e che risultato sperate di ottenere? Speriamo di ottenere un ottimo risultato, perché sennò un ottimo risultato. Stiamo riscontrando anche ottimi risultati proprio nel parlare nella gente, nel confrontarci con le problematiche, nell'esporre la nostra programmazione. Di solito stiamo lavorando con un porta a porta per spiegare meglio e personalmente il programma e sentire le problematiche individuali. Sua candidatura a sindaco. Come sta procedendo questa campagna elettorale? Ma è una campagna elettorale affascinante, tra l'altro entusiasmante, perché ci dà la possibilità di parlare con i nostri concittadini, tra l'altro con un consuntivo in questi anni ricco di obiettivi raggiunti. Riteniamo che il popolo di Cassano ci sta accogliendo nel migliore dei modi, perché ritiene con i fatti e non con le parole quello che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo raggiunto tanti risultati e ritengo che la nostra proposta politica, che mettiamo alla valutazione dei nostri elettori, sia quella proposta politica vincente, che può dare veramente la possibilità al nostro paese di continuare a progettare il nostro futuro. Per la prima volta il suo partito, l'UDC, si è aperto ad altre forze politiche, il PDL e varie liste civiche. Un'apertura della sua campagna elettorale in grande, con la presenza di notevoli componenti del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Calabria. Come è nata questa volontà di aprirsi ad altre forze? Perché abbiamo ritenuto, dopo le prime due consiliature, quella del 2004 e del 2009, che il partito c'erano le condizioni per aprirsi alle altre forze politiche.
Abbiamo in questi anni, specialmente nell'ultima consiliatura, con altri esponenti all'interno del Consiglio Comunale, fatto dei percorsi insieme dove c'è stata una grande collaborazione su alcuni temi, e grazie anche al loro intervento abbiamo raggiunto anche soluzioni a tante problematiche. Quindi ci siamo resi conto che il momento era opportuno per aprire le altre forze, anche per creare una cintura istituzionale intorno al nostro comune, anche perché gli enti è sempre più difficile amministrarli, perché i tagli del governo sono sempre più maggiori, e riteniamo che condividere questi obiettivi con una grande coalizione, con persone con grande esperienza come quelle della Bussola, cui è un'associazione che non nasce nella fase elettorale, ma che ha fatto un grande percorso e che ha delle idee che collimano con le nostre idee, e riteniamo che tutti quanti insieme possiamo dare a questa comunità risposte concrete, così come abbiamo fatto in tutti questi anni. Quali sono le risposte primarie, le risposte del programma del candidato a sindaco Mimmo Lione? Ma le risposte sono innanzitutto quello di mantenere sempre quella che è stata il nostro obiettivo in questi anni, quella della buona amministrazione, quella di tenere i conti a posto, non producendo debiti fuori bilancio, perché gli anni bui che la città ha attraversato, gli anni del dissesto, devono essere assolutamente scongiurati, e l'obiettivo è proprio quello di puntare molto allo sviluppo, perché in questi anni, dopo questa programmazione, bisogna passare a questa seconda fase, la fase dello sviluppo, cercando di proporre alla comunità tutte quelle condizioni che creano sviluppo ed economia. E proprio questi sono i temi principali di questa nostra coalizione, puntando su Sibari, cercando di aumentare gli interventi su Sibari, perché non dimentichiamo che molte delle risorse economiche investite dalla nostra amministrazione in questi anni sono stati dedicati specialmente a Sibari, cercando di utilizzare il turismo come veicolo fondamentale per lo sviluppo occupazionale ed economico del nostro territorio. Siamo adesso con l'avvocato Roberto Falbo, esponente del PDL del nostro territorio. La scorsa campagna elettorale lei si trovava dall'altra parte, diciamo, della barricata. Invece questa volta ha deciso di appoggiare, sposare il progetto del candidato del centrodestra, supportandolo con una propria lista. Da dove è nata questa idea? Innanzitutto vorrei puntualizzare che noi non siamo mai stati dall'altra parte, siamo stati in direzioni comuni sempre, con diverse ottiche. Oggi è un momento particolarmente importante per il nostro paese, e tra l'altro ritengo che sia un momento particolarmente pericoloso, ed è un momento in cui c'è bisogno di fare fronte comune per raggiungere determinati obiettivi. L'unità e l'appoggio delle esperienze può significare anche crescita di una nuova classe politica che deve esserci. Ormai abbiamo più di 60 anni, se ci vede in due superiamo il secolo, e credo che dobbiamo lasciare a questo paese generazioni nuove che siano in grado veramente di offrire speranze per il futuro. Le abbiamo selezionate, gli siamo vicini, siamo pronti a dare tutto il nostro apporto, non solo sotto il profilo dell'esperienza, ma anche sotto il profilo personale e delle cose che riusciamo a capire. Credo che abbiate vicino a me un esempio di buona amministrazione, è stata colei che ha dato in fin dei conti i presupposti per eliminare il dissesto, è stata colei che ha fatto l'elenco dei debiti che non si riusciva a fare. Ci sono stati momenti fortunati che hanno sfruttato altri per chiudere questo dissesto, hanno operato abbastanza bene, forse non hanno avuto la forza di fare quelle decisioni necessarie che hanno bisogno purtroppo di avere unità, e lo dimostra anche la campagna elettorale, perché il momento in cui dall'altra parte, posso dire veramente dall'altra parte, si lanciano determinate idee, si dice vogliamo prendere alcune cose, vogliamo farle diventare pubbliche, eccetera,
in quel momento si dicono cose che non possono essere realizzate, ma soprattutto cose estremamente pericolose, perché procurerebbero di nuovo il dissesto del comune di Cassano. A questo punto abbiamo fatto forse anche un sacrificio sotto il profilo personale, ma non è un sacrificio, è un ulteriore dono ad una città che amiamo. La dottoressa Franca Peruzzi, come diceva l'avvocato Falvo, già sindaco della città di Cassano, è uno dei tre sindaci, anziché appoggia insieme a Roberto Senise e all'onorevole Gianluca Gallo la candidatura di Mimolio. Sì, sicuramente io sono stata sindaco dopo il cosiddetto ventennio socialista. Sono stati 3 anni di intenso lavoro, di sacrifici, di dispiaceri anche, ma in realtà sono 3 anni che io ancora oggi ricordo molto volentieri, per aver conosciuto una Cassano che non è quella che appare sui giornali. È una Cassano molto più intensa, molto più intima, molto con molti problemi, che espone con una grande sincerità e con una grande voglia di poterli risolvere nel modo migliore. Non è certo quella Cassano che appare sui giornali. Proprio nel rispetto di questa Cassano, pur avendo fatto un percorso politico abbastanza lungo, direi, oggi con piacere, e ho più dei 60 anni, che diceva il mio amico Roberto Falvo, ripercorro alcune strade già percorse a favore dei giovani. Ritengo tra questi c'è mia figlia, che essi rappresentino la nostra speranza. Molti di loro sono voluti rimanere a Cassano. Noi ci auguriamo che dietro il loro esempio altri decidano di rimanere a Cassano e decidano di lavorare per una Cassano all'altezza degli anni 2000. Almeno questa è la nostra speranza, impegnandoci oggi di nuovo nella politica, anche se con ruoli diversi.